Amici di Android Blog, siamo allo stand Samsung del Mobile World Congress 2014. La mia voce testimonia l'impegno di questa rassegna spagnola. E andiamo a vedere il Galaxy Tab Pro 8, interessante tablet dalla diagonale di 8 pollici con un display però con una risoluzione veramente elevata, si parla di 2560 pixel per 1600. Questo tablet ha, come potete vedere sulla parte superiore, una caratteristica particolare, quella di avere la capsula auricolare, perché questo tablet è anche dotato di modulo telefonico, come potete vedere, quindi possiamo anche telefonare. E possiamo vedere l'interfaccia nuova portata sui tablet di Samsung con il multi Windows integrato sulla sinistra e la schermata nuova personalizzata di feed nuova di Samsung, che possiamo inserire tutte le nostre notizie preferite. Andiamo a vedere quindi come si muove questo tablet, che ricordiamo è dotato di 2 GB di RAM, 16 o 32 GB di memoria interna più l'espansione tramite micro SD, che possiamo vedere lo slot qua a sinistra sia della SIM che della micro SD appena citata in questo bordino metallico. Dietro la solita texture di Samsung in similpelle, con la fotocamera posteriore da 8 megapixel con autofocus e flash LED, mentre quella anteriore è da 2 megapixel. Questa è la classica TouchWiz di Samsung in versione pre-Galaxy S5, e comunque divisa sempre in tab, app e widget. E il processore è un Exynos per la versione Wi-Fi e un Qualcomm per la versione LTE. E andiamo a vedere un attimo la navigazione web. Abbiamo già precaricato la pagina del nostro blog. Possiamo vedere come in questa versione Exynos, supponiamo, il tablet sia veramente non proprio reattivo nel rendering della pagina durante lo scroll. Vediamo se fa il doppio tap per il rimpaginamento. No, fa solo uno zoom. E quindi dal browser passiamo alla schermata di impostazioni del tablet per andare a vedere ulteriori caratteristiche. Possiamo vedere nelle informazioni del device, generali, about device, come la versione sia già la 4.4.2 di Android. Intanto la nuova impostazione dei menu di Samsung, che porta una ventata di novità sull'interfaccia dei dispositivi della casa coreana. E vorremmo vedere anche la versione con l'altro tipo di processore per vedere se ci sono differenze prestazionali, e speriamo di averla al più presto. Per questa preview dal Mobile World Congress 2014 è tutto. Un saluto da Alessio per androidblog.it.